sto minchia di gioco lo finirò per l'uscita di Bloodborne 2. Allora, cerchiamo di capire un attimo. Castello di Gran Tempesta, qua, perché sto rompendo la minchia. Direi che il modus operandi è chiaro, si va avanti e poi quando mi blocco vado a fare le secondarie, anche perché... una grazia dietro l'altra. Tocca la grazia. Siedi la grazia, perché chissà che non compare anche la mia amica. Oh Jesus, qua cominciamo. Le vie secondarie, le robe. Allora, stiamo sereni un attimo. Tanto, qua presumibilmente è chiuso. Chi è? Affanculo. Chi cazzo è? Ah. Buonasera. Sono armato, eh. Più avanti cane. Ho capito. You're tarnished, aren't you? Così pare. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Tu sei chiaramente Patches. Io faccio il cazzo che voglio. Fair enough. Well, if you might, of course. Brutto picciu. Palesemente Patches. Use that opening, the guards, you'll slip. Of course, when you approach, it's only you. Ah, non scassare il cazzo. Lì si può evocare. A parte che... Open the gates. E io vado di qua. Anche perché il discorso qual è? Il discorso è... caramellina. Ok. Il discorso è che perché così a caso io non sono stato invitato a entrare lì. Mi è stato detto vai. Non mi ricordo in realtà. Mi ricordo un cazzo. Forse effettivamente io sto solo andando a trucidare la gente. Vero, mi sto infilando in un posto del cazzo. Grasso incendiario. Non si può tornare su, vero? Shit. Shit. Leggi il messaggio. Cerca su. Che minchia mi cerco su? Cioè, che arriverà qualche bestia a farmi del male è abbastanza palese. Però, tendenzialmente... meglio che cerca su e io continuo ad andare giù. Giù. Cerca giù. Raga. Nel senso che mi sono infilato in un posto dove posso solo morire. State dicendo questa cosa simpaticissima. Perché io non mi butto manco per il cazzo. Non ci siamo capiti. Guarda, buco. Nel culo. Tantam. Sarò mica picciu. E come minimo, se seguo il posto che mi dice lui, succede la stessa roba. Qua. Esattamente nello stesso punto.
Esatto. Esatto, esatto. Onesto, Suka. Quante anime ho prima di... In realtà posso anche permettermi di fare un po'... Ehi là. Lo so. Aspetta. Un attimo che voglio leggere. Perché ho trovato... Dove... Runa aurea. Io l'ho visto. Che c'era una runa aurea. Cosa? Ha informazioni? Pazzesco. Se solo io dessi un occhio in menu ogni tanto. Ah, sono le gemme pazzesche. Allora. Grazie a che alberga negli abitanti dell'interregno come una sorta di residuo aureo. Consente di ottenere rune. Le rune conservano ancora il potere della vita stessa. Ammira l'albero madre. E cazzo che me ne frega. Le rune hanno il potere di favorire lo sviluppo dei senza luce a condizione di mettersi le dita nel culo. Residuo aureo. Sì. Può anche darsi che io l'avessi già detto in realtà. Criste. Hai ragione. Perché non posso chiamare i Pokémon? Sembrava. All'attacco, boys! Porco di... Però fatelo. Che dite? Sto morendo. Cristiano. Perché non vanno avanti? Niente, eh? Aspetta. Suka! Sono partiti i cani. Allora, aspetta. Perché sparano da lì a sinistra. Quindi in realtà facendo un attimo una corsa è fattibile. Cristo. Ci fosse un avviso di qualche tipo? Aspetta, ma datemi tempo. No, ti devi muovere, ho sbagliato. Io pensavo di curarmi. Lupo. Green. Allora. Ecco. Ok. Ci siamo. Dove sono gli sparacazzi? Oh, qua. Pichu. E niente. Già che qua il backstab è un problema ogni volta. Ma perché se sono a due mani non lo fa? Ma figurati. Perché di fare sta minchia di backstab? Vabbè, con l'attacco pesante non di sicuro. E a tua madre? Lo fai? Porco due. Spacca cazzo! Tra l'altro le anime chi le aveva recuperate? Dai, lupi tra l'altro top in utilità. Levati di un Cristo. Vieni. Ah, dovrei provare a fare il parry. Aspetta. No, col fuoco sicuro. Ma che cazzo ti lanci? Ma Dio mio, guarda. Niente, qua non ce la faccio. Mi sa che è il due mani il problema. Allora, siamo calmi. La cosa per voi. Porco due. Allora. Tanto questi mi danno il culo. Se ha due mani non lo fa. Bravi, mangiatelo un po'. Là sopra ce n'è un altro. Non ci posso salire però. Pietro. Aspetta, avevo il menu aperto. Sei scemo. Lupo. Grazie. Ma tra l'altro questi sono un branco di piccoli anice.
avevo mica fatto caso. Oh, porco bastarda. E niente. Ah, spacca cazzi. E dovete capire che io sono lento, cioè prima che imparo a giocare, un attimino. Cioè io ci metto il mio tempo, capito? Fungo. Chi è? Wow. Ci va un attimicchio. Qua spaccate la minchia. Te come ti piglio? Zio? Certo. Ce l'ho un arco alla fine. I coltelli, scommetto che dei coltelli. Qua. C'avevo i cucchiai, però. Mi sembra un po' sprecato. Non posso girarmi con questa. No, eh? Vabbè, no! Vabbè. Ne teniamo uno che spara, dai, succede niente. Ma sono morti tutti. Sono ancora tutti qua a scassare il cazzo. No, no, che scaccio. Ehi, aspetta. Allora, come si para? Così? Cristo. Però me lo fai fare un minuto di capire da che parte sono girato o proprio niente? Sali qua. Porca bastarda. Se non riesco, se non mi riesce un parry, bestemmio, eh. Niente, ho paura che non si possa, ma pure io avevo capito di sì. E porco due. Suca. Va bin. Mangia tempesta qua, com'è che era Stonebreaker? Girati. Picciu. Stormruler forse. Mi ricordo una serie. Porca puttana. Allora, a questo punto sono senza vita. Non riesco a fare i parry a due mani, anche se per qualche motivo avevo capito che si poteva, non mi ricordo da dove. No, non farlo. Se ascolti me non lo fai. Non mi aspettavo fluidità. Ah, difficoltà. Se solo avessi buco. Raga, sono pieno di buchi purtroppo. Ok. Problema qual è? Il problema è che là ci sono altri cristiani. Io ho finito i lupi. Lì vedo una bestia di Satana. Ma chi è stato? A questo punto in realtà magari viene in mente che farli tutti potrebbe non essere la tattica più intelligente. Viene in mente che io magari devo solo essere in costante movimento. Lo so che sono qui. Hai ragione. Aspetta, fammi solo recuperare le rune. Perché mi sa che quelle balestre qua qui non ci arrivano. Le rune, raga? Ah, sembrava. Perché mi sa che quelle balestre. Aspetta. Din din. Poi lupi solitari sono in tre. Sì, sì, quello lì è cattivo. Però, giustamente, sarebbe anche interessante capire. No, ma perché? Ma Cristo, ma cosa sei? Raga, Sif? No? Ma che cazzo è? È un leone. Ah, Dio, che uno potrebbe dire, no? A parte Dio può. Però, generalmente, verrebbe da pensare. Non è che non ti è stato detto. Ti è stato detto, se passi di lì sono bordelli. Dai, passa da un'altra parte. No,
io sono testardo. Bau bau. Voglio le mie anime, che però... esatto. Che però non sono qua. Cazzo. Guarda. Non è che non hai ragione, perché hai ragione. Io però... bravi, distraetelo voi, Dio. Devi andare di qua. Succede di qua? Che si tratti di nemico. Che si tratti che gli passo dietro. No. Suca. A tutti. Toccati la grazia. Perché a questo punto, sai cosa dovrei fare? Io dovrei dovrei cominciare ad usare la mappa. Perché giustamente, vedi, porta principale di Gran Tempesta. Però qua va davanti, c'è un boss, una certa, al 100%. Però che cosa c'è di là? Basta, Cristiano. Aspetta, prenditela con loro. Per favore. Niente, eh. Raga, lasciami stare. Voglio sapere cosa c'è dietro questi simpa. Yeah. È stato un piacere, raga. Ma limite di aggro, no? Cristo, pure? Vabbè, aspetta, ma voi avete ragione. Voi tutto sommato avete anche ragione! Di là c'è... insomma... Probabilmente la strada giusta è di qua. E probabilmente mi sono appena girato nel culo le anime. Però, insomma... va bene, e allora vediamo cosa c'è di qua. C'è un boss di qua, raga, per forza. Talismano del drago? Cosa ci faccio con un talismano del drago? Talismano raffigurante un drago giallo. Incrementa la resistenza ai danni al fulmine. Perché ho come l'impressione che qua ci sarà qualcuno che spara fulmini. Nell'era primitiva antecedente l'albero madre, i draghi antichi regnavano su tutto il creato e si erse la difesa del loro re come un autentico baluardo. E fu così che l'effigie del drago ci gasiamo, pazzesco. Ma è un consumabile? Ah... grande. No, lo metti lì. Va bene. Mi piace. Il fatto che qui ci sia chiaramente il re senza nome mi piace un po' meno. Però che devi fare? Vediamo un po'. Con carcasse di... no, pietra. Ah, tra l'altro sono a due passi dall'albero? O è solo un'illusione ottica? O l'albero sembra sempre a due passi perché è con noi nello spirito? Perché sento tututum? Eccolo lì. Yorm, buonasera. Però non sei un boss. Ah, ma qua si alza proprio la Madonna, si alza. Ho capito. Raga, è un problema. È proprio un problema. Nel senso... permesso. Hai la mamma un po' troia, eh. Aspetta. Ma nel senso che io non mi metto a combattere con voi manco per sbaglio. Ma manco per il cazzo. Perché non sono così scemo. Pelino sì. Così tanto no. Aspetta, aspetta. Sei cane. Sei proprio un cane. Allora,
Ma succede se tocco lì? Io tocco. Raggiungi l'altra destinazione. Vabbè, ma fammi un'animazione però. Porta pazienza, no, un cazzo. Con le tempeste. Ma poi in che senso? Da qui a lì. Nel senso che sono arrivato da là o da qui? Non si riesce a capire un cazzo. Sono arrivato da là. In realtà sarebbe interessante tornare... No, dai, mi sembra sempre più vicino l'albero, oggettivamente. Allora, dopo lì indietro ci voglio tornare ad esplorare. Ma qui? Più avanti servirà pazzesco. Torre divina di Sepolcride. Bestia. Non mi aspettavo porta, raga, nemmeno io. Per prima cosa non qui. Con le tempeste abbiamo deciso che di là non è la parte giusta. Giustamente, se c'è una parte più giusta è la parte più fastidiosa. Io lo capisco. Ah, qua c'è il tizio. No, no! Vabbè. Com'è che ci si è così? Fatto cazzata? Sì. Raga, ci pensate voi, per favore. Perché io questa parte qua me la speedrun. Sono rotto il cazzo di fermarmi a ogni gruppo di nemici. Spiace, raga. Non è proprio il caso. Fatevi distrarre da tua madre. È bello che lo sapevo, me lo aspettavo. Vabbè, però un attimino adesso. Prendi le anime almeno. Ok, bim bim bim. Permesso? Pensate voi per favore come si corre in sto gioco di merda tutte le volte. Allora, messo. Allora, io lo so che lo scudo non lo posso usare, però magari un minimo. Quella volevi? Anime? E cazzo, cazzo. Allora, aspetta. Quasi, quasi. Ma guarda che lì c'è un altro figlio di troia. Messo. Allora, Neila. Io lo so, arrivano da lì. E volevi. Suca, suca, su. L'oggetto non lo piglio, ma me ne frega una mia. Oh, oddio! Aspetta, raga, no! Siete troppi. Siete troppi. Bim. Allora, non è che lo speedrun potrebbe non essere la tattica migliore. Aspetta. Se mi chiudo qui? Lo faccio. Lo faccio, ragazzi, mi dispiace. Cazzo! Ma no, dipinto, profezia. Non si possa dire. Cazzo. Pensavo di entrare nel mondo di Ariamis. Di un Kryn. Vabbè. Sta per succedere. E invece, contro ogni aspettativa. Aspetta, Cristiano. Dammi un attimo. Ancora qualcuno? Mancava il falco tempesta qua. No, raga, io però non ce la posso fare. Allora, io mi risparmio i cani per dopo. Sono un coglione. Ma lo stavo alzando lo scudo, eh. Però poi ci ho pensato tardi. Le anime adesso vanno a Gesù Cristo. Fate un po' di casino, poi. Perché io mi... Mi rifiuto di combattere, raga, non c'ho voglia.
Cioè, quanti cazzo siete? Dai, per favore. Permesso. Però porco di... Perché non si può manco fare stealth. Mettono lo stealth ma poi non è vero un cazzo. Praticamente se io arrivo qui e faccio così, pipiripi. Raga, però mi avete scassato il cazzo. Prima mi seguono, poi non mi seguono, poi ci ripensano. Potete attenervi ad un pattern e fare quello e poi basta. Perché è una certa. Tra l'altro sto lasciando una miriade di oggetti. Però sai cosa? Ne riparliamo poi. Ma i lupi? Inutili al cazzo? Ho come l'impressione che i lupi non servano a una minchiazza. Li evoco una volta che sono lì. O no? Tienili. Tra l'altro se sono in salita no. Devo essere in piano. Pazzesco. Allora, signorina, buongiorno. Non posso evocare i lupi. Ma cos'è sta roba? Un Talonflame? Mano a mano, no? Perché qual è il discorso? Quello mi dice: no, ma guarda, se ascolti me, passi di lì. Che... Però qua forse di se ascolti me. Sto facendo solo il cazzo che dicono gli altri. E non il cazzo che dico io. È una certa. Raga, non va bene. Dunque, fino a qui l'abbiamo imparata la speedrun. Poi io passo di qua, permesso. Arrivo di qua. Ignoro questo qui. Sfanculo quello lì. Perché il problema sono gli uccelli. Io a sto punto arrivo là e evoco la medusa. Oh no. Che non mi fa evocare. Perché? Perché abbiamo deciso che la Madonna è puttana. Ma cosa vuol dire? Questo è un problema. Questo è un doppio problema. Là in fondo cosa c'è? Una nebbia, ci sarà una grazia? Raga, permesso. Niente, devo cercare una grazia, raga, perché sennò mi avete rotto i coglioni. Cioè, non è possibile far sta vita. Allora. Là, la vedo. Oh. Per favore, un attimino, non ne posso più. Cioè dai, follia far tutta quella roba là. Io non c'ho testa, non c'ho voglia. Ora, là c'è quello che mi dà i frammenti pazzeschi. Però direi che ne riparliamo in un secondo momento. Qui c'è una foschiaz. Io mo voglio andare a parlare con la signorina. Voi mangiatevi la medusa. Io c'ho da fare. Per favore. È andata così. Per favore. Be proud. Fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Oddio. Let the wings lift you. To a higher place. Ma ce l'hai con me o con lui? Ce l'hai con il morto, sì. Allora. Niente, questo non molla il colpo, eh. Signorina, che stiamo facendo qua? Well, who do we have here? Gesù Cristo. Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. Però mi dovete... Nefeli Lu. Nefeli. Tarnished and warrior, like you. Grande! I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. Che senso? This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Porta pazienza se di dietro c'è il tizio che fa... Ah, tra l'altro, fa una roba. No, perché... qua se no va a finire male. Ma a me interesserebbe capire una robina un attimo. Il discorso qual è?
Cioè, io sono un senza luce perché? Cioè, perché non muoio mai? Perché mi rialzo, mi teletrasporto, faccio cose qua? Cioè, qua, se sai qualcosina sarebbe utile. Intend to challenge Godric, I ask you call upon me. Okay. The winds run foul with his deeds. In che senso? And certain father would permit me aid the fight. Volentieri. Anche perché ti di... Ah, se sono a mani nude posso... Ah, ma ditelo! Bam! Niente, no, scusa, un attimino, perché nel primo episodio ci provavo. Ma... Godric, ho scelta? Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down sì. Whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Ma per forza, sto cercando di capire questo. Nel senso. Non so se mai guardato bene, infatti. Nel senso, qua mi dicono: ah no, ma tu alzati, vai e picchia, fai. E a me questa cosa qua sta un po' sul cazzo. Perché mi avete rotto. Perché io non c'ho voglia. Non c'ho proprio voglia. Apologies, as fellow town, down whatever road. Vabbè, andata così.